Ciao, eccomi qui, sono sempre a San Peire, sono pronta per andare a Nanna dopo una giornata molto molto piena e molto intensa. Senti che bel rumore, lo scrosciare di questo ruscello qui in montagna. C'è un cielo bellissimo, non riesco a fartelo vedere perché non penso che con la telecamera si possano vedere le stelle. C'è una bellissima energia qua. Allora, voglio condividere con te come è andata la serata. Sono successe un po' di cose molto molto interessanti. Allora, la prima cosa è che per la prima volta da quando tengo degli eventi ho visto almeno un 30% delle persone che è scappato. Sì, è proprio scappato. Ma guarda, è molto interessante perché oggi ho portato questa tecnica così potente della Divine Connection per la prima volta, come ti avevo accennato nel video precedente, a un numero molto ampio di persone. E questo processo è molto molto potente, molto forte e molto trasformativo, ed è anche molto semplice da realizzare. Cosa è successo in realtà? Allora, semplicemente questo: è stato dato questa tecnica, poi comunque sicuramente molte persone erano anche stanche, ma sento che non era questo il problema. Questa tecnica così forte, così trasformativa, che non ti lascia più la possibilità di avere una scusa, nel senso che nel momento in cui tu incontri uno strumento così forte, così potente, così trasformativo, così immediato, non puoi più nasconderti, non puoi più fare la vittima, non puoi più scappare da quello che sei. E questo ti mette in una situazione, se non sei pronto a fare questo passaggio, molto molto scomoda. E sì, molto molto scomoda, perché tu immaginati, magari non fa parte della tua natura, tutte le persone che magari conosci e che si nascondono dietro le proprie disgrazie e disavventure, dietro il proprio vittimismo, dietro tutta una serie di situazioni apparentemente esterne alla propria responsabilità, al proprio controllo, che accadono nella loro esistenza e che in qualche modo possono essere utilizzate come scuse al non procedere, al non andare oltre, al non permettersi di realizzare i propri sogni. Ebbene, tutto questo, grazie a questo processo megagalattico, può scomparire. E una volta che impari ad usare la Divine Connection, quello che accade è che tutte le paure, come le persone che sono rimaste si sono permesse di sperimentare, si sciolgono in un battibaleno, in pochi minuti, in pochi istanti, e ti senti veramente bene. Ebbene, quello che ti voglio sfidare a pensare questa sera è proprio questo: chi sei tu nel momento in cui si sciolgono tutti i blocchi, tutte le paure, tutte le situazioni che in qualche modo utilizzi, come ciascuno di noi, per bloccarti nella tua esistenza? Chi sei tu nel momento in cui tutto questo non esiste più? Chi sei tu quando sei veramente libero di essere quello che sei? E chi sei tu nel momento in cui non hai più scuse per non essere quello che sei e per non realizzare i tuoi sogni? Questa è la sfida che ti voglio lasciare. In più c'è un altro messaggio. Diciamo che questo è il bonus di questa sera. È una riflessione che ho fatto prima di tutto su me stessa, perché ovviamente, come ben puoi immaginare, la prima cosa che io mi chiedo è: ok, questo è successo, che cosa mi sta dicendo? Ho sbagliato qualcosa? Io semplicemente ho lasciato fluire e ho fatto quello che mi è arrivato, quindi errore difficile che ci fosse. Può capitare nel momento in cui io uso la mia razionalità per fare un programma, oppure scelgo le parole da dire senza affidarmi al flusso, ma questo non è accaduto. Quindi semplicemente ci sono state alcune persone che hanno rifiutato quello che stavo portando. E questo che cosa mi sta dicendo? E che cosa può dire a te? Ci sarà sempre, quando tu ti esponi davanti a un pubblico, che possa essere più o meno grande, che possa essere in qualsiasi situazione della vita, quando tu esponi te stesso, ci sarà sempre qualcuno che ti rifiuta. Ci sarà, tu tieni conto, di un 50% delle persone che ti odieranno ed un 50% delle persone che ti ameranno.
Ma quello che è importante è che quando tu ti permetti di essere quello che sei, di portare quello che sei chiamato a portare nella tua esistenza, magari nell'esistenza di altre persone, allora lì accadono delle magie. Perché anche se ci sarà una quantità di persone che si allontaneranno da te, quelle che rimarranno saranno quelle giuste per ricevere la tua magia. E tu non puoi rinunciare ad essere quello che sei semplicemente ascoltando l'opinione degli altri. Gli altri potranno rifiutarti anche per tutta la vita, anche se ci rimanesse solo una persona ad ascoltarti, se tu hai ascoltato quello che tu sei veramente, hai espresso quello che sei, hai espresso il dono magico che sei portato, che sei chiamato a portare nella vita, nell'esistenza degli altri, sappi che hai fatto la cosa giusta e perfetta, non solo per te, ma per tutte le persone, sia quelle che sono rimaste che quelle che sono scappate, ok? Allora, con questo ti auguro una bellissima notte, piena di gioia, piena di luce e magari anche con qualche magico messaggio che ti possa stimolare ad essere sempre più te stesso e ad andare oltre qualsiasi paura, qualsiasi resistenza per poter portare nel mondo la tua vera magia. Buonanotte, ciao!